Ciao a tutti, oggi prepareremo gli spaghetti alla carbonara. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono spaghetti freschi quadrati, guanciale, parmigiano e pecorino, scalogno, olio, uova, tuorlo d'uovo, sale, pepe e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo andando a mettere nel boccale il pecorino e il parmigiano e le andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 10. Andiamo a mettere da parte. Senza lavare il boccale andiamo a mettere lo scalogno e lo andiamo a tritare per 3 secondi a velocità 5. Andiamo a riunire un po' sul fondo. Andiamo a mettere l'olio il guanciale e andiamo a insaporire il tutto per 5 minuti ...120 gradi, antiorario, velocità 1. Adesso trasferiamo il tutto in una suppiera e lo terremo in caldo messo da parte. Senza lavare il boccale andiamo a versare l'acqua all'interno. Mettiamo il sale, portiamo l'acqua a ebollizione, 7 minuti, ...100 gradi, velocità 1. Adesso andremo a mescolare le uova assieme al tuorlo e al parmigiano col pecorino che abbiamo precedentemente tritato, creando una pastella. Dopo aver mescolato tutto il pepe bene, andiamo ad aggiungere il pepe. Adesso andiamo a mettere la pasta. E la andiamo a far cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 6 minuti. ...100 gradi, antiorario, velocità soft. La nostra pasta è pronta, andiamola a scolare. Nel frattempo in una ciotola capiente andremo ad amalgamare il nostro guanciale con le uova.
Pasta alla carbonara. Grazie e alla prossima ricetta.